Salve a tutti ragazzi. Allora, iPhone 5, non fate caso alle bolle, le cose, perché ho messo delle custodie della... come si chiamano? Wrapsol. E sinceramente sono molto deluso da queste custodie perché non mi piace l'effetto finale. Come ho già detto, sarò io imbecille che non sono riuscito a sistemarle bene, ma a me non piacciono. Infatti ho ordinato delle Zag HD. Comunque non voglio parlare di questo, voglio fare un video breve perché mi avete chiesto in 1 miliardo di persone che custodia ho messo e che custodia consiglio. Premesso che questa custodia me l'hanno consigliata Aldo e Luigi, che saluto e ringrazio perché è stato veramente un ottimo consiglio, parliamo delle Move It. Questo modello si chiama Move It iMat. Vediamo un po' la messa a fuoco, dovrebbe esserci. E niente, praticamente questo tipo di custodia è molto sottile, 0,35 mm, e vi dà la possibilità, a parte che è semitrasparente, vi dà la possibilità di avere l'iPhone non troppo ingigantito da una custodia comunque troppo spessa. E devo dire che ha un ottimo grip e che è di una leggerezza incredibile, quindi non vado ad aggiungere né spessore né peso all'iPhone 5. Siccome quest'iPhone si graffia anche se ci sputiamo sopra, o se semplicemente se lo guardiamo o se lo reggiamo contro vento, forse mettere la custodia è uno smacco al suo splendido design, ma magari evitiamo di prenderci un colpo per quanto riguarda graffi e cose del genere. Senza fare chissà che, perché comunque la recensione di una custodia non è che può essere così lunga e così dettagliata, vi voglio, ecco, mettiamo un po' a fuoco, ve la voglio far vedere magari da più vicino. Come vedete è veramente molto molto sottile e è anche molto, come dire, pieghevole. Non mi vengono i termini stamattina e così prendetela come viene questa pseudo recensione. L'applicazione è veramente molto comoda, siccome è così flessibile, non va come altre custodie, non va ad agganciarsi in maniera forte all'iPhone pur rimanendo ben salda. E niente, semplicemente si mette poggiandola da un lato e poi facendo pressione da questo lato qui. In questo modo potete vedere che, veniamo sempre con la messa a fuoco, che va a filo della parte frontale e che rimane leggermente scoperto lo schermo. Per questo è necessario poi inserire almeno una pellicola, cosa che poi ho fatto subito. Come vedete, il design non viene, diciamo, rovinato granché. Perché dall'altro lato, io non so se dal video si vede anche un po' in trasparenza la mela. Calcolate che la custodia sull'iPhone bianco, la custodia trasparente crea un effetto sicuramente migliore rispetto alla nera, perché si vede molto di più la mela. Ho visto quella di Aldo, di Luigi, non ricordo. Però devo dire che effettivamente è una di quelle custodie che non rovinano molto il design. Rimane scoperta tutta la parte con le porte, eccetera, eccetera, quindi non abbiamo problemi di plug. La parte sopra anche rimane scoperta, dietro è completamente coperto, tranne ovviamente per la fotocamera. E niente, questa era, non è una recensione, diciamo, era solo per farvi vedere un pochettino come si applica la custodia e come effettivamente rappresenta forse una delle migliori soluzioni per evitare di rovinare un telefono così bello ma così delicato. Ciao.